Signori e signore, buonasera. Aspettiamo che gli ultimi maestri si mettano a posto. E diamo inizio alle celebrazioni in occasione del 70° anniversario di Brindisi Capitale d'Italia, con il concerto della fanfara dipartimentale della Marina Militare di Taranto. Oggi ricorre il 70° anniversario di Brindisi Capitale, di quel che era restato del Regno d'Italia. 70 anni fa la situazione del paese era tragica e divenne drammatica. Le scelte di quei giorni, trascorsi in febbrili e concitati incontri, hanno determinato le sorti dell'intera nazione e con essa quella di ogni famiglia del paese. Brindisi, inconsapevole città della periferia orientale del paese, offre al re, al governo, alle istituzioni una parentesi di apparente calma. Qui il re, il governo, i ministri cercano nei 5 mesi di permanenza di ritrovare un minimo di organizzazione e di funzione alle istituzioni statali, abbandonate frettolosamente nelle ore successive all'annuncio dell'armistizio. Non è sbagliato pertanto affermare che Brindisi ha ricoperto la dignità di capitale d'Italia, seppur in quel tragico momento la nazione era stata ridotta a brandelli. A Brindisi il vessillo nazionale non verrà mai ammainato in favore di altre bandiere. Il tricolore, ragione e valore accomunante l'intera nazione, le istituzioni che in esso si riconoscono, qui sono sopravvissute. La corvetta Baionetta entra nel porto di Brindisi alle 4 del pomeriggio. A bordo c'è il re Vittorio Emanuele e con lui la regina Elena e il principe Umberto. C'è anche il capo del governo, il maresciallo Badoglio e altre 53 persone. Qualcuno appartiene al personale di servizio del Quirinale, gli altri sono quasi tutti generali dello Stato Maggiore. Il re cercherà di spiegare agli italiani perché è scappato da Roma. Italiani, per la salvezza della capitale e per poter pienamente assolvere i miei doveri di re col governo e con le autorità militari, mi sono trasferito in un altro punto del sacro e libero suolo nazionale. Italiani, faccio sicuro affidamento su di voi per ogni evento, come voi potete contare fino all'estremo sacrificio sul vostro re. Comincia così il cosiddetto Regno del Sud, con Brindisi Capitale, territorio le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. A questo punto inviterei sul palco il vice sindaco della città di Brindisi. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti in questa serata in cui si vuole celebrare un momento storico che Tornello, spero di non sbagliare, la mia brigata ha voluto ricordare. Ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio soprattutto il padrone di casa, l'ammirato Guerra, che ci ha voluto concedere questo splendido, questa splendida piazza d'armi per celebrare questo evento, che ci ha consentito anche di portare qui a Brindisi la fanfara della Marina Militare, che stasera ci avvieterà con brani di Giuseppe Verdi. Devo ringraziare anche nella collaborazione per l'organizzazione di questo evento il generale Corsetti, che è stato fondamentale nel darci dei consigli utili e portare avanti tutta l'organizzazione, non meno i Lions e i Rotary Fantasy. Io non mi trattengo oltre, vi auguro una buona serata, che sia gradevole per tutti e grazie per la partecipazione. Grazie.
cenni storici della fanfara dipartimentale della Marina Militare di Taranto. La fanfara dipartimentale trae origini dalla banda centrale della Marina Militare, quando nel 1991 quest'ultima venne trasferita nella sede di Roma, portando al seguito l'80% dei sottufficiali che ne facevano parte. Al rimanente personale si affiancò dapprima un piccolo nucleo di marinai che prestavano servizio di leva e successivamente si unì il personale facente parte della fanfara del comando in capo della squadra navale, fino ad allora imbarcata sull'unità ammiraglia della Marina, nave Giuseppe Garibaldi, raggiungendo così un cospicuo numero di elementi. La fanfara dipartimentale della Marina Militare di Taranto si compone di validissimi musicisti inquadrati nei ruoli di sottufficiali e truppa, tutti in servizio permanente, diplomati o comunque provenienti dai conservatori ed istituti musicali nazionali, la cui direzione è affidata al maestro primo maresciallo luogotenente Saverio Cataldo Mele, già maestro della banda dell'Accademia Navale di Livorno, nonché abile esecutore di sax soprano presso la stessa banda centrale dal 74 al 91, ricoprendo il posto di primo strumento solista sotto la direzione dei maestri Vittorio Manente e Luigi Franco. Sempre alla ricerca del nuovo da offrire a chi ama la banda e al fine di mantenere viva la passione per la bella musica, la fanfara dipartimentale della Marina Militare di Taranto, oltre all'esecuzione del più classico repertorio di marce, propone una particolare formazione strumentale capace di fornire un variegato programma artistico al fine di far conoscere l'ampio repertorio che varia dalla musica originale da banda alle trascrizioni di musica classica alla musica leggera. La fanfara alle dipendenze del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto, Comando Servizi Base, trova la sua sistemazione logistica presso il Centro Munizionamento della Marina, caserma Bravetta di Buffoluto, e svolge, per conto dell'amministrazione, attività di promozione e rappresentanza, conservando pertanto le tradizioni centenarie dei corpi musicali delle Forze Armate, seguitando a pubblicizzare la Marina Militare in ogni manifestazione nell'intera giurisdizione, nonché in numerose altre occasioni quando richiesto dallo Stato Maggiore. Pronti ora per l'ascolto del primo brano in programma, l'Inno di Mameli, invitiamo il maestro primo maresciallo luogotenente Saverio Cataldo Mele a salire sul podio per dare inizio al concerto. L'Inno di Goffredo Mameli fu musicato dal compositore genovese Michele Novaro e fu cantato per la prima volta a Genova la sera del 9 novembre 1847 in occasione dell'arrivo del nunzio apostolico. La sua esecuzione entusiasmò così gli animi dei patrioti e venne stampato clandestinamente su volantini e ben presto acquistò quella popolarità che lo consacrò ad inno nazionale. Buon ascolto. Thank you.
questo punto inviterei sul palco il comandante della Brigata Marina San Marco, ammiraglio Pasquale Guerra. Eccellenza, dottor Ecclesie, autorità, gentili ospiti, signore e signori, grazie per essere intervenuti questa sera a questo concerto che è la parte iniziale, inaugurale di una 2 giorni incentrata sul tema Brindisi Capitale. Questo concerto non poteva che svolgersi qui perché in questo castello e in questo comprensorio difesa di fatto si installarono all'epoca, a partire dal 10 di settembre, il re, Badoglio, il governo e quant'altro. Fisicamente qui hanno operato, fisicamente qui hanno abitato, quindi fisicamente qui si sono svolto un certo numero di attività che poi hanno visto rinascere l'Italia. Quindi quale miglior occasione per cominciare il concerto qui al castello? Non voglio rubare tempo alla banda di Taranto. Molti, secondo me, impropriamente parlano di fanfara, ma la fanfara dovrebbe essere composta solo da ottoni a fiato, invece qui ci sono le percussioni, i legni e quant'altro, quindi è una banda a tutti gli effetti, ancorché la si voglia sminuire parlando di fanfara. Sicuramente saremo allietati, io conosco il maestro da un sacco di anni, sicuramente saremo allietati da brani di eccezionale valore. Vi ringrazio a priori di quello che state facendo per noi. Non rubo altro tempo, la 2 giorni continuerà domani anche con un convegno che si svolgerà all'Hotel Internazionale, spero che anche lì sarete numerosi e lì approfondiremo gli aspetti che riguardano la storia in particolare. Buona serata e buon divertimento a tutti. Grazie all'ammiraglio. Partiamo con un pezzo di Vittorio Manetti, Scherzo in tempo di marcia. Il maestro Manetti si arruolò in marina come musicante, risultò primo su 500 aspiranti e fu subito impiegato come primo figurno d'onore nella banda della Regia Marina, diretta a quei tempi dal maestro Pietro Carlo Aghero. Dopo il secondo conflitto mondiale, proseguì gli studi musicali presso il liceo Giovanni Paisiello di Taranto e in seguito conseguì il diploma di composizione e strumentazione per banda presso il Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Nel 1964 vinse il concorso nazionale per maestro direttore della banda della Marina Militare con il grado di Guardia Marina. Nel 1970 vinse il concorso nazionale per direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri, ma rinunciò a tale incarico per la forte passione che lo ha sempre legato alla Marina Militare. Il 15 marzo del 1983, dopo 50 anni di servizio, il maestro Vittorio Manetti si congeda per limiti di età con il grado di capitano di fregata. È doveroso ricordare il serio contributo dato alla storia della banda italiana in tanti anni di dedizione e passione, incrementando il repertorio musicale con numerose strumentazioni di pezzi celebri e composizioni di musica originale, fra le quali citiamo le più famose: Bandiere al vento, Monte Titano, Taranto, Scherzo in tempo di marcia, che ascolteremo fra poco, e tantissime altre.
Grazie al maestro Mele e a tutti i professori della banda divertimentale della Marina Militare di Taranto. Proseguiamo con i vespri siciliani. I vespri siciliani è un'opera lirica in francese di Giuseppe Verdi. Debuttò all'Opera di Parigi il 13 giugno 1855. Il libretto è di Eugène Scripp e Charles Duvrier, ispirato alla vicenda storica dei vespri siciliani. L'opera è molto nota e viene eseguita frequentemente, specialmente nella sua revisione italiana. Maria Callas coprì il ruolo di Elena nel 1951 alla Scala. Da allora l'opera è entrata nel consueto repertorio. Il 1853 Verdi e Giuseppina Strepponi tornarono a Parigi. A Verdi è stato affidato l'incarico di inaugurare con un'opera l'Esposizione Universale, evento del secolo di enorme prestigio, e scrive appunto i Vespri Siciliani. Quest'opera colossale, divisa in 5 atti, sul soggetto storico dalle forti tinte drammatiche.
In questa occasione Verdi fu presentato a Napoleone III, che nel frattempo era diventato imperatore. Il successo fu tale che Verdi fu invitato a stabilirsi definitivamente a Parigi, ma lui non accettò. L'opera fu rappresentata alla Scala l'anno successivo col titolo Giovanna di Guzman. In Italia Cavour, primo ministro, chiede ancora aiuto all'imperatore di Francia per cacciare gli austriaci dal Veneto. A Milano, nel salotto della contessa Clara Maffei, si discute di politica. Abbandonare l'idea di Repubblica o accettare quella di monarchia? Mazzini, sostenitore della Repubblica, non ha un esercito. Abbandonare l'idea di Repubblica diviene quindi il male minore. Anche Verdi lo accetta e sostiene Cavour. Ascolteremo adesso la celeberrima sinfonia dell'opera.
prossimo brano La Traviata, coro di Zingarelli e Mattatoio. La Traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piano, tratto dalla pièce teatrale di Alessandro Dumas, La Signora delle Camelie. Fa parte della trilogia popolare assieme a Il Trovatore e a Rigoletto. Fu in parte composta nella villa degli editori Ricordi a Cadenabbia, sul lago di Como. La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853, ma a causa soprattutto di interpreti non all'altezza e della scabrosità dell'argomento si rivelò un sonoro fiasco. Ripresa l'anno successivo con interpreti più validi, riscosse finalmente il meritato successo. Ascolteremo adesso il coro delle Zingarelle e Mattatori dal secondo atto dell'opera. Thank you.
Passiamo ora a Nabucco, coro del Va pensiero sulle ali dorate. Tratta dal Nabucco di Giuseppe Verdi, il coro del Va pensiero è una delle più belle e conosciute pagine del melodramma italiano. La melodia suadente e malinconica accompagna e rende partecipe l'ascoltatore in sentimenti patriottici, dove il senso della libertà primeggia su tutto. A tutti buon ascolto. Thank you.
sono sempre le note di Giuseppe Verdi ad allietarci. Ascolteremo la Ida, la marcia trionfale. La marcia trionfale dell'opera Ida di Giuseppe Verdi, diventata musica immortale, che rileva la grandezza della linea melodica del compositore. Giuseppe Verdi ha previsto nell'esecuzione della celebre marcia trionfale l'impiego delle trombe egizie, che danno quell'aspetto coreografico e sonoro che meglio rappresenta la grandezza dell'impero faraonico. Buon ascolto.
Strabiliante l'esecuzione della marcia trionfale della Ida di Giuseppe Verdi. Bravi. Aspettavo un cenno del maestro, procediamo con l'inno del reggimento San Marco. Il testo dell'inno fu scritto dal tenente di vascello Mario Rosselli Cecconi, verosimilmente alla fine del 1917, e composto dopo la grande guerra del 15-18 dal maestro Musso. L'inno del reggimento San Marco esprime la fierezza e l'orgoglio di coloro che, lavorando nel glorioso reparto operativo della Marina Militare, servono la patria con onore e grande valore. Proseguiamo con la colonna sonora di Hans Zimmer, I Pirati dei Caraibi. I Pirati dei Caraibi è la colonna sonora dell'omonimo film diretto da Gore Verbinski, firmata da Hans Zimmer, musicista e compositore tedesco. Vive negli Stati Uniti ed è a capo del dipartimento musicale dello studio cinematografico DreamWorks. Nel 2010 firma le colonne sonore di Inception, campione di incasso del regista di Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro, Christopher Nolan, per il quale ottiene numerosi riconoscimenti, fra i quali la nomination all'Oscar, e The Pacific, per il quale vince un Emmy Awards, 7 di Emmy in totale vinti fino al 2012, miniserie prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks.
Le sue opere sono notevoli per l'integrazione di musica elettronica, con sonorità tradizionali e arrangiamenti orchestrali. Nella sua carriera ha vinto 4 Grammy Awards, 2 Golden Globe su 9 nomination, un classico Brit Award e un Oscar su 9 nomination per le migliori musiche nel 1995. Inoltre Zimmer è stato anche classificato nella lista dei top 100 geni viventi alla posizione numero 72, condivisa con il collega John Williams. Ascoltiamo adesso i Pirati dei Caraibi. Thank you.
Cambiamo genere, vero maestro? Ci accingiamo ad ascoltare Libertango. Libertango è la più celebre composizione del musicista argentino Astor Piazzolla, che è diventato il massimo esponente del tango moderno. Dopo gli studi classici, Astor Piazzolla compose due opere, un oratorio, pezzi per orchestra, colonne sonore e oltre 300 tanghi, che rivitalizzò con la sua scrittura raffinata, tesa e struggente, ricca di accenti ritmici e direttamente derivata dal jazz. La versione per banda che ascolteremo è del francese Jérôme Nolet. Buon ascolto. Presto che è finito, peccato. Volevamo che continuasse. Penso di interpretare il sentimento della pubblico. Il prossimo brano è del chitarrista Santana, si intitola Santana Portrait. Il chitarrista Carlos Santana, conosciuto negli ultimi anni, è un grande rinnovato successo. Giancarlo Cazzani ha racchiuso in questo mito alcune canzoni storiche e recenti del repertorio di Santana. Flor de Lune, Oi como va, Europa è smutto. Il sound e il ritmo di questo lavoro ne hanno decretato l'enorme successo. A tutti buon ascolto per Santana Portrait.
Con le note di Santana abbiamo continuato a segnare tutti. Grazie maestro a tutti i facenti parte della banda. Ancora un applauso, grazie. Purtroppo la serata volge al termine e come tutte le cose belle prima o poi finiscono. Adesso ascoltiamo la ritirata. Il maestro Tommaso Mario, cronologicamente fu il primo direttore della banda della Marina, scrisse questa famosissima marcia chiamandola la ritirata per suggellare un momento della vita marinaresca. Il rientro in serata dopo la franchigia a bordo delle navi o in caserma, tanto che in passato veniva ogni giorno eseguita nelle città di Taranto e La Spezia appunto per ricordare ai marinai la fine della franchigia.
questa marcia che è la ritirata sempre si concludono i concerti della Marina Militare. Però loro ci hanno deliziato, ci hanno stupito, ci hanno colpito. E ho chiesto al maestro, che conosco da lunga data, se può fare uno strappo alla regola, se ci può concedere qualche brano, qualche bis. Lui mi ha detto di sì, io accetto volentieri, ringrazio tutti quanti voi perché davvero mi avete stupito. Invito tutti a... Mi sento di dire solo una cosa, quelli che non sono venuti non sanno cosa si sono persi. Allora da in fondo alla sala o alla platea si parla di Aida. Aida è andata per tutti? Per me va benissimo perché sono di parte, così nel frattempo che i musicisti si preparano con le trombe egiziane. Perché io suono la tromba e quindi quale migliore pezzo? Ascolteremo con piacere di nuovo la performance della Ida. Grazie maestro. Thank you.
Senti, quanto costa? Io sentivo Libertà in fondo di uscire, Samarco, a giudicare per l'anno prossimo, per la festa patronale, però che cosa non è? Thank you.